È stato presentato a Palazzo San Giacomo il patto formativo intergenerazionale, promosso dall'assessorato alle politiche sociali e dall'assessorato all'istruzione insieme all'ufficio scolastico regionale. L'obiettivo è quello di rendere organico, entro i prossimi 5 anni in tutte le scuole della città, un programma innovativo di educazione alla cittadinanza attiva. Il significato più profondo di essere un atto di fiducia nei confronti delle nuove generazioni. Mi sembra che il patto formativo intergenerazionale tenti proprio di considerare i ragazzi che sono nella scuola cittadini attivi a 360 gradi e quindi in grado di farsi portavoce di quei messaggi, portatori di quei messaggi presso i più piccoli, presso i più sfortunati, presso la società, esattamente dando sostanza e concretezza con le loro azioni a quei valori che noi, a cui noi dedichiamo tutto il tempo della scuola. Nel primo anno la sperimentazione vedrà coinvolte 32 scuole e tante associazioni del territorio napoletano. Gli studenti svolgeranno laboratori solidali nelle scuole e nelle municipalità per anziani, disabili e minori. Questo è, diciamo, l'essenza di questa nuova esperienza che parte con 32 scuole ma che ha l'obiettivo nei successivi 5 anni, quindi l'intero periodo della consiliatura, di coinvolgere tutte le scuole della città. Un investimento straordinario sulle nuove generazioni, sui temi della solidarietà, di una cultura multietnica, dei legami comunitari, perché riteniamo che nulla più debba essere pensato per le persone senza il coinvolgimento delle persone. E tante cose importanti si possono fare utilizzando al meglio le risorse umane e istituzionali. Questa è una città ricca di competenze, di qualità, di risorse, di giovani, della loro creatività. Su quello dobbiamo puntare e valorizzare al massimo.